Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vedremo i top, flop e decluttering della prima parte di giugno. Vediamo un po'. Allora, partiamo subito con le cose che ho eliminato. Allora, vado a buttare la cia 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 tint. Come sapete, non amo questo tipo di tint di Benefit, poi questa è anche piuttosto vecchiotta, quindi ciao. E vado ad eliminare, ma conserverò per il packaging e per perché sono affezionata, la Smoke Tea di Urban Decay, ma ormai è troppo vecchia e quindi non la userò più. Poi vado a regalare tantissime cose, cioè abbastanza, diciamo che ho fatto anche di meglio. Palette Sleek, la Ultra Matte V7, cioè V2, scusate, V7. Che è questa qui con tutti questi colori matte, sono purtroppo piuttosto polverosini. La pigmentazione c'è, però insomma non mi fa né impazzire, cioè una volta che poi li swatchate. E quindi la vado a regalare. Stessa cosa, scusate, ne pulisco, non crollate. Ok, dicevo la Scurissimi di neve. Questa è una pigmentazione sicuramente superiore, la palette è oggettivamente molto bella, però i colori sono burrosi, scriventi, tutto quello che volete, ma è questa qua. Ma non sono colori che io utilizzo, quindi è inutile che resta qua a prendere polvere, non ha un packaging particolarmente bello da tenerlo per il packaging. Comunque ancora buona, quindi preferisco regalarla. Come regalo i gloss di MAC. Mi dispiace, ma io ho un gloss così pigmentato, ma quando lo uso, con il terrore che possa andare ogni dove di questo colore, no, lo regalo. E poi matitone di Civetta Makeup. Chi mi segue sa che io odio matitoni, quindi regalo. E poi regalo anche la matita Kiko Precision di Kiko, appunto, la 304, che è un bel nude scuro e pigmentato, tutto quello che volete, ma ne ho tantissime. Idem per la Kiko Occhi 102. Questo è un colore in realtà particolare che non ho in collezione, ma quando mai userò questo colore. E questa qua di Cinecittà 31 la regalo pure perché ho già tenuto un altro viola pudicatrice che mi piaceva di più, quindi questo posso anche farne a meno, visto che tra l'altro non uso mai matite colorate. Ok, cosa ho ottenuto e vediamo se mi piace o non mi piace. Allora, partiamo dalle cose che aggiungerò al Project Ten Pen, che ce ne sono diverse. La prima è il fondotinta in Rocher Zero Défaut nel colore 500. Spero di riuscire a smaltirlo quando finalmente mi abbronzerò. E poi abbiamo l'Instant Anti-Age di Maybelline, ne manca già abbastanza, vorrei terminarlo. Poi eyeliner di Inglot, la AMC 77. Come sapete si sta seccando, quindi devo assolutamente vedere di smaltirlo. Poi MAC Rossetto Craving, lo amo, mi piace tantissimo questo colore, come vedete è rimasto pochissimo. Vediamo di sfruttarlo. Poi matitone Jumbo Pencil di NYX, vediamo se riesco a fare magari qualche make-up un po' più creativo, qualche cut crease e vedere di utilizzarlo. E infine Brow Pot di Munich Perfect Brown, mi piace tantissimo e quindi voglio mettermi davanti e cerco di utilizzarlo prima che si secchi troppo. Ok, ora procediamo con le cose che mi piacciono, che tengo, ma mi piacciono o meno, e certo non mi fanno schifo se non le avrei regalate, e che comunque non metto davanti. E abbiamo il HD Hydra Primer di Essence, molto carino. Poi le palette, i polveri per il contouring di MAC, che sono la Soft Focus e la Sculpt. Fantastiche, le amo, loro le amo, me le straconsiglio. Mi piace molto anche il primer spray di Essence, ma credo che ormai non ci sia più, quindi non mi dilungo neanche più di tanto. Tanto ve l'ho recensito quando l'ho comprato, credo, spero. Poi Makeup Obsession Fixing Spray,
Nì, nel senso che non trovo che fissi particolarmente, comunque è piacevole sul viso, è idratante. Blush di Kiko, non mi soffermo neanche su questo perché tanto non lo trovate più, mi piace tantissimo. Credo che questo lo troviate, il Berry Amore 03 di Milani, ed è un blush, secondo me, per chi ama i luminosi, meraviglioso. Cioè, non lo vedete, cioè non riuscite secondo me a percepire quanto, ecco, forse così, quanto sia bello. Quindi assolutamente non va da nessuna parte. Mi piace molto anche la palette di NYX con questi blush tutti, cioè blush rossetti tutti plum. Assolutamente bellissimi. Faccio un paio di swatch 3. Bella, bella, bella. E tengo assolutamente anche il mio amato Flamingo di Mulac. Ecco, vedete, se io devo usare colori così, così accesi, mi piacciono che siano extra matte. Voi direte, ma la palette comunque si fissa sul matte e non si muove. Però questo diciamo che è proprio il mio ideale. Infatti amo Flamingo di Mulac. Così come amo Ruby Woo, che è un retro matte di MAC. Stesso discorso, se devo avere un rossetto così rosso, deve essere super matte. Devo essere sicura che non vada in giro. E infine tengo anche il Wycon Matte Sublime 602. Un bel nude chiaro. Questo è tutto, questi sono i miei prodotti. Fatemi sapere cosa avete di alcuni di questi prodotti, cosa ne pensate, cosa vi piace, cosa no. Ditemi se sono stata brava col decluttering. Fatemi sapere se voi avreste decluttering quei prodotti oppure no. Lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Alla prossima, ciao!